Anno 2012. Molte profezie e racconti vi vengono annunciate come l'Apocalisse. Tempesta magnetica, l'arrivo del decimo pianeta Nibiru, inversione dei poli, la banca unica mondiale. Molte le cospirazioni che incombono sull'umanità da parte della ristretta cerchia degli illuminati, la massoneria. Tutte cazzate. Sono Adam Condon, la protezione dell'informazione. Anno 1880. In un piccolo paese del Sud Dakota, il primo vibratore. Fu considerato un fatto di poca rilevanza. Bensì, ebbe inizio la prima avvisaglia di una rivoluzione sessuale femminile. Ma andiamo ad analizzare alcuni aneddoti. Di lì a poco, nel 1960, l'adolescente Valerie Solanas pubblica il manifesto SCUM, Società per l'Eliminazione dell'Uomo. 8 anni dopo, in un caldo pomeriggio di giugno, spara 3 colpi di pistola ad Andy Warhol. Ma l'uomo ancora non si accorge che qualcosa stava cambiando. Assuefatto dal suo finto potere, notti passate a bere e cantare quella canzone che proprio nel suo testo raccoglie l'inno di un movimento, coibentato da Carrà Raffaella. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore. Io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Da lì in poi un susseguirsi di eventi, carte di credito, inseminazione artificiale, affidamento unilaterale, soap opera, il seno rifatto, reality show, Julio Iglesias, il perizoma, centri estetici, i fiori, Costantino, il ferro da stiro, saloni di bellezza, uomini e donne, l'infradito, gli anniversari, pagare il conto, lavare l'auto, fare gli straordinari, scamare, sexy toys, chi, cioè novella 2000, libertà di parola. E abbiamo persino costruito la macchina che si parcheggia da sola. 21 dicembre 2012. Punto di non ritorno. Il potere della donna sarà all'apice. Sono Adam Condon. Veglierò su di voi per evitarvi questa immane disgrazia.